Ascolta, quando è che ti devo venire a dare la mano a potare? Quando vuoi, là ce n'è per tutti. Ma queste quando partono? Oggi? Sì. Da quando è arrivata l'iscatolatrice abbiamo risolto molti problemi, vero? Meno scotch. Anche le aziende agricole ogni tanto, qualche piccola innovazione ci vuole. Guarda che non è che poi riceviamo un premio sull'efficienza, puoi anche fermarti un secondo. E ai clienti nuovi gli metto dentro anche qualche omaggio? Sì, omaggino assaggi, l'omaggio fa sempre piacere. Cassandra, com'è la nostra cipolla rossa? Commovente. Parma, storica donna del peperone, si può dire. Ragazzi, ma quanto stiamo andando? Stiamo andando a 3 macchine perché c'è poca scorta di verdura. Ma sono lenti, dirai, ragazzi, bisogna richiamarli? Bello passare dal laboratorio al campo, è un bel respiro, sicuramente. Dopo un po' di tensione arriva quando vedo mio padre in potatura. Ascolta, ma di solito quanti me ne fai lasciare? Perché l'altro giorno ne ho tagliati e mi hai detto che ho tagliato troppo. A volte mi dici che taglio poco. Esatto, tagli via questo e questo, non tagliarmi le dita. No, quello te lo lascio. Io faccio sempre un corso di potatura, tutti gli anni per me è un corso di potatura. Questa azienda è sempre stata un'azienda a produzione industriale. Da quando sei venuto tu ha avuto un... Sono cominciati i casini, possiamo dirlo. No, non sono cominciati i casini, ma naturalmente ha avuto una grande trasformazione. Io farei così. Ma quando tu mi dici io farei così, a me sei va bene. Sei d'accordo? Ecco, allora io... Tu sei la... Procedo così. L'inventore della ricetta della giardiniera, si può dire.